Oggi direzione Monte Picca, montagne sconosciute, e siamo a Forca di Penne, tira vento contro ogni previsione meteo e niente, Monte Picca è una montagna molto sconosciuta, probabilmente non l'avrete mai fatta, però è la montagna dietro casa, quindi ne vale la pena. Allora, siccome qua la situazione non è segnata, ci vuole la traccia che la trovate in descrizione. Comunque, come punto di riferimento prendete questa, la torre del valico di Forca di Penne. Alla sua sinistra c'è questa via sterrata che costeggia un laghetto artificiale, sulla destra trovate tutto il Gran Sasso, il Sirente, insomma di qua c'è la piana di Navelli. E la direzione del Monte Picca dovrebbe essere più o meno qua sopra, speriamo di ritrovarla. E questo è un altro di quei sentieri che senza GPS, senza traccia, non si fa. Infatti abbiamo avuto un paio di ripensamenti lungo la strada e la dovremmo essere sulla traccia giusta. Oggi tra l'altro la prima volta che utilizzo il Garmin Etrex 32, ho fatto l'unboxing nell'ultimo video, ve lo lascio qua sopra. E sì, ci vuole ancora un po' per imparare, ma non sono molto tecnologico, devo dire. Abbiamo praticamente ravanato per un'ora, ma non si riesce a ritrovare la traccia del sentiero, che sull'applicazione, sul GPS c'è, ma si perde in mezzo al bosco. Vediamo un po' di trovare un sentiero alternativo, non lo so, magari raggiungere una sterrata un po' più praticabile, ma sembra impossibile. Oggi sta montagna dice che, siccome è la terza volta che lo proviamo, sembra che non se ne può fare a meno di rinunciare ogni volta, che palle. Cioè, non si è mai visto che abbiamo dovuto chiedere informazioni a un ragazzo del posto, forse abbiamo trovato la via giusta, forse, non è sicuro. Anche perché sprecare una giornata così è un peccato. E direi che dopo 2 ore, praticamente quasi 2 ore, sì, perché sono le 11, di ravanaggio, cambio sentiero, cambio rotta, diciamo che sembra che abbiamo preso il sentiero giusto stavolta, e la prima cosa che facciamo è pranzo, perché stomaco pieno si ragiona meglio. Comunque un sentiero è... La traccia che ho trovato su Appennino TV è piuttosto, diciamo, inaffidabile, nel senso che essendo un sentiero non tracciato, non segnato, quasi non ufficiale, si perde all'interno del bosco. Quindi poi metto la traccia definitiva da dove partire alla fine del video, in modo che non fate la stessa faticaccia che stiamo facendo noi oggi. Mamma mia, Madonna, Maiello e Morrone, panorama da almeno sotto la vetta del Monte Picca è spettacolare su tutta la Maiella. Solo che cazzo il sentiero, cioè non si capisce niente, stiamo andando a fortuna praticamente, però non dovrebbe mancare molto. Più che una escursione è diventata una battuta di caccia, cioè abbiamo vagabondato nel nulla seguendo tracce inesistenti, ci siamo ricollegati per l'ennesima volta, una specie di sentiero un po' più comodo, in realtà non credo nemmeno sia un sentiero, però secondo il GPS siamo praticamente sotto la vetta e l'unica soluzione in questi casi è prenderla dritto per dritto, morire, ma almeno arrivi su e metà dell'escursione è fatta, poi si pensa a tornare indietro, speriamo bene. Comunque abbiamo ancora 5 ore e mezzo di luce, perciò in teoria ce la facciamo. Il
Sarà quella in fondo l'uscita dove si vede il valico? Chissà. Mamma mia, la morte in faccia, la morte in faccia. L'ultima volta che ho sofferto come un cane così è stato, vediamo, è stato credo alla discesa della prima tappa del sentiero dello spirito, scendendo dal Morrone, praticamente dove mi sono perso, dalla Velemontana fino a San Vittorino. Che bordello. Non sembra neanche vero, ma abbiamo trovato delle impronte di essere umano. Raga, penso sia ufficiale. Siamo usciti sul sentiero di cresta, sul sentiero che porta la vetta che sta qua su. Con la quota ci siamo. E questo dovrebbe essere il sentiero che poi ci fa riscendere direttamente sotto la torre di Forca di Penne, quello che non abbiamo ritrovato stamattina. Qua dietro c'è un piccolo assaggio del panorama che troverete da Monte Picca e già me lo sto gustando. Mamma mia, Madonna che roba, raga, che roba, che meraviglia. Dai, Madonna che roba. Eccolo alla croce. Che meraviglia, che roba, guarda il gran sasso, va. Mamma mia. Raga, abbiamo appena finito di mangiare praticamente dalla vetta di Monte Picca e il panorama sul gran sasso l'avete visto poco fa. Ma in realtà ho trovato questo punto panoramico che si trova a 30 metri dalla vetta e si affaccia ovviamente su tutto l'altro versante, quindi vi faccio vedere la Maiella innevata e bellissima e il Morrone e poi ce ne torniamo giù. Ma se dovessi trarre le conclusioni di oggi, in questo preciso momento vi direi che probabilmente la traccia aveva qualche errore, non lo so, in ambito digitale, non so come dirvelo, o magari l'abbiamo interpretata male noi. Resta il fatto che questo è uno di quei sentieri che dovete conoscere per farlo e per farlo in tranquillità. Noi considerate che siamo partiti alle 9 di questa mattina a camminare e tra tornare indietro più volte e riprendere altri sentieri siamo arrivati in vetta alle 12:30, il che non è normale perché comunque è un sentiero che impiega circa un paio d'ore per salire, scarse. Monte Picca è una di quelle montagne sconosciute però che vedo sempre da casa, ho sempre visto da casa e per me è stato da spartiacque dalla provincia di Pescara alla provincia aquilana, quindi la parte della piana di Navelli, Bussi, Capestrano, fino a Ofena, fino ad arrivare a Campo Imperatore. Ed era una vita che la volevo fare, però l'avevo vista soltanto in foto e poi alla fine mi sono deciso. È stata una di quelle vette fatte fuori stagione perché comunque siamo agli inizi di febbraio e in estate, non so, mi piacerebbe dedicarmi ad altro, ma comunque in inverno mantiene ancora il sentiero pulito, senza neve, senza troppe difficoltà tecniche. Solo ecco, c'è questo piccolo particolare del percorso che dovete conoscere bene o dovete studiare come si deve, non come ho fatto io questa volta. Avrei potuto fare meglio, questo è l'unico rimpianto. Dai, vai. Allora, contro la volontà di mio padre abbiamo ripreso il percorso che passa per la Ripuccia, cioè quello che non abbiamo trovato stamattina. Stiamo seguendo delle orme sulla neve e con il GPS siamo ancora ufficialmente sulla traccia, però lui non si fida molto, che è uno di quelli che
gli lascio la strada vecchia e quella nuova, sa quella che lascio non sa quello che trovo. Però dai, alla fine è appenninismo esplorativo questo, quindi serve pure per capire dove abbiamo sbagliato stamattina, se effettivamente abbiamo perso un bivio, quindi stiamo a vedere che succede. Vabbè, alla fine abbiamo trovato una traccia di sentiero che stamattina, eccolo, stamattina non l'avevamo segnata sul GPS, però passa tipo qui. Mi sono nel salto della moffetta. Ottimo. E quindi niente, proviamo a non morire. Allora, siamo ritornati sulla strada che abbiamo preso stamattina per la seconda volta e ci siamo ritrovati all'altezza di un palo della luce seguendo una traccia che boh, non so da dove venisse. Fatto sta che ci ho riportato più o meno al punto di partenza. L'avventura pure oggi è finita, è stata veramente un'avventura, perché sentieri così boh, non ne vedevo da una vita, ma ci sta tutto. E per chi volesse fare un giro del genere, preparatevi, studiate, fate ricerche su internet. Io cercherò di mettere più informazioni possibili qua giù nella descrizione del video per darvi una mano, perché oggi ci siamo sacrificati per voi. Quindi grazie per aver visto il video, ci vediamo alla prossima uscita. Come è andato l'ultimo il giro della vita? Buono, dai. Faticoso? No, gli ultimi 150 metri di dislivello, poi il resto tutto ok.